Cari amici, buonasera. Questa sera abbiamo ospite il professor Stefano Fontana, a molti noto per i suoi frequenti interventi puntuali, chiari, su temi che vanno dalla filosofia alla storia, all'attualità, alla politica. E penso che molti tra di noi hanno imparato ad apprezzare le sue analisi e le sue sintesi sempre molto lucide e direi anche molto utili per orientarci in questo momento, diciamo, di nebbia. Ecco, e allora, come sappiamo, quando si attraversano i banchi di nebbia, non bisogna compiere mai l'errore di fermarsi, bisogna andare avanti un po' più piano, ma accendere tutte le luci possibili in modo da segnalare la nostra posizione e non andare a sbattere né provocare che altri vengano a sbattere contro di noi, no? E quindi questa sera, un po' nella collana di approfondimenti che abbiamo inaugurato con il Cardinal Burke, a cui poi è seguito quello col professor Gorti Tedeschi e ancora col dottor Valli. Ecco, aggiungiamo quest'altra, diciamo così, perla di un colloquio col professor Stefano Fontana e vorremmo, ecco, come dal tema scelto, operare delle considerazioni circa, ecco, soprattutto circa il ruolo che sta giocando la Chiesa in questo tempo così eccezionale, il tempo che è stato già definito del coronavirus o qualcosa del genere, Covid-19 e via dicendo, e che comunque, come tutti i tempi della storia, non è sottratto all'azione di Dio che tutto vede, è vero, e segue per capire fino a che punto il gioco, come dire, andrà avanti. Ecco, e come sappiamo, il Signore è onnipotente, a lui nulla è impossibile, però nello stesso tempo non vuole assolutamente coartare la nostra libertà, perché ci ha creati liberi, come d'altronde egli è libero e quindi ci ha creato a sua immagine anche in questo senso, sebbene la nostra libertà sia una libertà, diciamo, un po' ferita e quindi non proprio in grado di scegliere quello che è bene. Spesso siamo tentati di fare quello che non vogliamo e di fare, come dire, quello che non dovremmo fare. E allora, ecco, questa sera abbiamo scelto il tema direi quasi un dilemma, chiesa in uscita o chiesa in ritirata. Certo, c'è una punta di ironia in questo titolo che abbiamo scelto insieme col professore, ma serve un po' anche a renderci conto a volte della, come dire, veridicità di certi slogan. E io per la verità, quando venne fuori, professore, questa espressione, la Chiesa in uscita, mi sono detto, ma veramente la Chiesa è sempre stata in uscita? Basta cominciare dagli Atti degli Apostoli, sono usciti dal Cenacolo e hanno cominciato ad annunciare quello che avevano sperimentato con Gesù Cristo, per non parlare poi di tutte le altre ondate missionarie, evangelizzatrici, è vero, che chi conosce un pochettino la storia della Chiesa sa essersi susseguite, quindi la Chiesa è sempre stata in uscita. Per carità, quando diciamo Chiesa, diciamo tante cose, diciamo la realtà misterica, diciamo anche la realtà umana, perché la Chiesa è nello stesso tempo divina e umana, e ci sono ovviamente i limiti umani, sicuramente ci sono stati quelli che non sono voluti uscire, sono rimasti bloccati a casa loro comodamente, certo. Però in linea di massima non dimentichiamo che soprattutto il secolo scorso
la seconda metà del secolo scorso, si aprì con una enciclica di Paolo VI, Evangelii Nunziandi, che era appunto un'enciclica che divenne il manifesto della evangelizzazione, ma ancora prima, anche Pio XII aveva addirittura inventato i preti fidei donum, cioè quei sacerdoti che avrebbero dovuto lasciare le diocesi e andare in soccorso delle chiese, più bisognose di avere ministri, è vero. Quindi credo che nessuno dei papi del secolo scorso, giusto per rimanere a quelli più recenti, abbia immaginato una chiesa statica, anche perché la chiesa per sua natura, come diceva Giovanni Paolo II in un discorso del 1981, è un movimento, cioè è una realtà che si muove, non è una realtà ferma. Quindi, vabbè, ma comunque si sa che certi slogan vengono coniati a volte ad arte, se non che, ecco, professore, in questo tempo del Covid-19, stranamente la Chiesa è sparita, o quantomeno è diventata diafana. Ecco, vediamo un po', ecco, come può essere accaduto tutto questo. Soprattutto poi questi ultimi giorni si stanno moltiplicando, è vero, i dibattiti, le analisi, direi anche i j'accuse da parte di canonisti, giuristi, eccetera, circa questa sorta di sparizione o di remissione, di sottomissione, di resa, diciamo così, della Chiesa di fronte a certe norme, quasi dimenticando, soprattutto in Italia, che noi abbiamo dei patti, abbiamo un concordato, abbiamo un trattato, eccetera. Ecco, professore, ho voluto giustamente solamente così introdurre e dire qualcosa, ora lascio a lei la parola. Grazie, mi permette intanto di salutarla cordialmente e di dirle che sono contento di fare questa conversazione con lei. Non è un'intervista, tengo a precisarlo, è una conversazione tra noi due. E prendendo spunto proprio dal titolo, direi che il titolo di questa nostra conversazione è di più che un indovinato slogan, che dice una verità molto profonda. Chiesa in uscita o Chiesa in ritirata, dice che più la Chiesa è concentrata nelle proprie profondità e più riesce ad uscire per salvare il mondo. Al contrario, più la Chiesa si fa primariamente estroversa, orientata al mondo, dimenticando e trascurando l'intimità con le proprie profondità, esprimiamoci così per capirci, meno riesce anche a servire il mondo, meno riesce anche a salvare il mondo. Quindi mi sembra che il titolo di questa sera sia veramente pregnante e veramente indicativo del vero problema della Chiesa di oggi, che è questo problema. Da questo punto di vista bisogna tenere presente che quando oggi si dice Chiesa in uscita non si intende la Chiesa missionaria come è sempre stata, come nella sua essenza essere e come lei ha giustamente adesso richiamato. Non si intende la Chiesa che esce per portare al mondo la salvezza, si intende un'altra cosa. Vorrei ricordare che questa espressione non è di oggi, l'ha coniata il padre Chenu nel secolo scorso, prima della metà del secolo scorso, quando lui diceva che la Chiesa deve uscire per raccordarsi con quanto lo Spirito già faceva nel mondo. Quindi l'uscire della Chiesa è l'uscire nel mondo per imparare dal mondo, per non trovarsi indietro rispetto a ciò che lo Spirito dice nel mondo. Ma questa è, come evidente, implica una concezione molto diversa del rapporto tra la Chiesa e il mondo,
di quella che anche lei ha richiamato, parlando appunto di missionarietà e di slancio, di dinamismo, di movimento, lei ha detto, della Chiesa verso gli uomini. Tanto è vero che oggi, come lei senz'altro ricorderà, si tende a dire che la Chiesa non deve più convertire, e non deve più fare proseliti, proprio perché non si intende più l'uscire verso il mondo nel senso, chiamiamolo, della tradizione, che è quello di evangelizzare il mondo. Quindi la prospettiva oggi è cambiata. E in un certo senso anche una certa assenza della Chiesa in questa fase risponde a questa logica. In questa fase la Chiesa è stata assente, secondo me, su due punti, brevemente. Il primo punto è stata la sudditanza al potere politico, come lei ha anche un po' ricordato. Il decreto dell'8 marzo è ingiustificato, illegittimo, contrario non solo alla Costituzione, ma allo stesso concordato. La Chiesa, sottoponendosi al potere politico, ha rinunciato alla presenza pubblica di Dio in questa fase. Del resto la Chiesa in questo momento si dimostra dipendente dal sistema politico in molti altri aspetti che tralascio per brevità, non solo in questa occasione della sospensione delle messe o addirittura delle chiese. Ma l'altra questione, ancora più importante secondo me, più preoccupante, è stata la carenza da parte della Chiesa, di chi guida la Chiesa naturalmente, mi sto riferendo, la carenza di una lettura dell'epidemia in corso in chiavi di teologia della storia, nell'ambito del rapporto tra caduta e redenzione, in vista dell'obiettivo della salvezza delle anime. Ecco, gli interventi che sono stati fatti sono stati prevalentemente orizzontali. Quando si è chiesto al cielo di intervenire, si è chiesto al cielo di intervenire, ma prevalentemente per sostenere i medici, sostenere gli infermieri, sostenere tutti noi nella lotta naturale contro questo pericolo considerato solo naturale, ma è mancata, a mio modo di vedere, l'interpretazione soprannaturale dal punto di vista di Dio. Ecco, professore, io mi permetto di inserirmi per dirle che nel bollettino dell'osservatorio Van Tuan che presiede, lei presiede, è apparso l'intervento del padre Ruiz Freites Ruiz, molto interessante, sì, proprio su questo punto, cioè sulla comprensione della teologia della storia per capire, per leggere questo nostro tempo. Lo consiglio ai nostri diciamo ascoltatori perché possano, sì, attingere a questo articolo del padre Freites Ruiz. Se mi permette, vorrei proprio riprendere solo un piccolo punto di questo intervento del padre Ruiz, perché io sto riflettendo su questo punto. La lettura che la Chiesa sta dando del coronavirus, della situazione del coronavirus, rivela due modi di intendere la creazione stessa. Mi spiego, ma proprio in sintesi. Dio ha creato le cose dal nulla. Quindi Dio è il Signore assoluto della natura e della storia. Quindi tutto ciò che accade anche nella natura accade perché Dio lo vuole o perché Dio lo permette. Quindi, sia che lo voglia, sia che lo permetta, tutto accade in vista della salvezza delle anime, del fine ultimo della provvidenza di Dio, che è la salvezza delle anime. Quindi ogni evento, anche questo, di questa calamità naturale, non solo può, ma deve essere letto come intimazione a cambiare vita, come invito alla conversione, come invito a un esame di coscienza, sia delle persone che delle comunità sociali. Poi però c'è l'altra visione di creazione.
che è quella che nasce con Teilhard de Chardin, continua con Runner e ed è assolutamente diffusa, direi preponderante oggi. Cioè Dio non creerebbe più dal nulla, dal di fuori o dal di sopra. Pensare questo, secondo questi teologi, sarebbe applicare trascendente le categorie che noi applichiamo alla vita quaggiù, come quella dell'artista che crea l'opera, dell'artigiano che crea la sua opera. Secondo loro sarebbe inadeguato pensare così per Dio. Quindi ecco il passaggio alla creazione attraverso la evoluzione. Ma se intendo la creazione in questo modo, allora mi diventa impossibile appellarmi a uno sguardo trascendente per giudicare anche il coronavirus. Perché la trascendenza si veicola nell'immanenza, cioè dentro questa evoluzione. E io vedo in questo atteggiamento della Chiesa nei confronti di queste calamità naturali proprio la espressione di questa nuova teologia della creazione, mentre l'altra, come ho brevemente richiamato, imponeva quasi, no? Di vedere anche i fatti naturali, compresi i disastri naturali, in vista del progetto sapiente di Dio per la salvezza delle anime. Beh, sa, professore, quello che lei ora sta dicendo, lei lo ha approfondito, direi egregiamente, nel suo libretto La Neochiesa di Karl Rahner, come dire, questa sorta di riduzione dell'opera di Dio, diciamo di limitazione, e peraltro questa parola, chiamiamola così, dello spirito all'interno del mondo dissociato un po' da Gesù Cristo, cioè quasi che Gesù Cristo abbia una sua economia distinta, anzi separata da quella dello spirito, è vero? E quindi lei non pensa che tutto questo è riconducibile a quella crisi di fede di cui Ratzinger ha parlato alcuni anni fa, al punto che lo portò a proclamare l'anno della fede? Tutte le crisi della Chiesa, a mio modo di vedere, sono prima di tutto e soprattutto crisi di fede. Anche la crisi della ragione, perché credo sia indubbio che nella Chiesa oggi ci sia anche una crisi della ragione, anche la crisi della ragione all'origine però è una crisi di fede, e anche la crisi della ragione non si può superare se non tramite una ripresa della fede, perché la ragione non è in grado di salvare se stessa, come la natura non è in grado di salvare se stessa, ma ha bisogno della grazia per salvarsi anche come natura, non solo quindi per salire, diciamo così, di grado e di livello alla vita soprannaturale, ma semplicemente anche per salvarsi come natura e quindi come ragione. Benedetto XVI, veramente lungo tutti gli anni del suo pontificato, ci ha dato dei formidabili insegnamenti sul tema della verità e sul tema di come la fede cristiana sia l'unica religione a chiedere alla ragione di essere vera fino in fondo, senza diventare essa stessa fede, ma essendo fino in fondo ragione. In nessun'altra religione, posso dire con sufficiente sicurezza, c'è questo rapporto così forte tra la ragione e la fede. Quindi sì, sono d'accordo con lei che è una crisi di fede, è anche una crisi di ragione, però soprattutto di fede. Sì. Ecco, grazie. Tra l'altro io faccio solo così una parentesi per dire che nel mondo arabo la ragione viene intesa come una gabbia, diciamo così, per cui non è affatto esaltata e considerata, ecco, quindi... ricordo appena che quando ci fu quel celeberrimo discorso di Ratzinger a Regensburg, fu la sollevazione generale, proprio perché egli, in fin dei conti, faceva un appello alla ragione, è vero, proprio perché il dialogo intraumano fosse il più possibile, diciamo, accettato. Ma
Permette anche a me di fare di porre una questione a lei o di farle, diciamo così, una domanda proprio su questo punto. Guardi, volevo chiederle questo. Quando si parla nella Chiesa di dialogo con l'Islam, io non riesco mai a capire cosa si intenda, che cosa si voglia dire e che fondamento abbia questo dialogo con l'Islam. Perché? O il dialogo con l'Islam o è un linguaggio o è un dialogo teologico, va bene? O è un linguaggio, è un dialogo razionale. Allora, un dialogo teologico non penso che possa esserci. Lo aveva chiarito anche Benedetto XVI nella prefazione al famoso libro di Pera, no? Un dialogo teologico con l'Islam su cosa può vertere? Qui c'è un Dio che è Trinità, là no, cioè tante altre cose. Allora scendiamo a livello, che ne so, del dialogo razionale, che ne so, parliamo di ambiente, parliamo di pace, parliamo di diritti umani, ecco. Ma qui non è possibile neanche quel dialogo. Perché? Perché, come lei giustamente diceva, l'islamico, tra ciò che gli dice la ragione naturale e ciò che gli dice il Corano, sceglierà sempre ciò che gli dice il Corano. Cioè, nell'Islam non c'è un diritto naturale, non c'è una legge morale naturale. Allora, mi chiedo sempre, ma se io devo dialogare con l'islamico sui diritti umani, sulla famiglia, sulla pace, sulla tutela dell'ambiente, o mi appello a una legge morale naturale che tutti ci accomuna sul piano umano e naturale e razionale, oppure su che cosa posso appellarmi? A cosa posso appellarmi? E siccome questo punto nell'Islam non c'è, perché nell'Islam la ragione, diciamo così, separata dai dettami del Corano non esiste, su cosa è possibile dialogare? Allora faccio io questa domanda: perché si insiste tanto sul dialogo con l'Islam se a me sembra che sia impossibile su tutti e due questi livelli? Ecco, le rispondo perché, diciamo, negli ultimi decenni, avendo un po', come dire, praticato i rapporti sia col mondo ortodosso, quindi diciamo impegnato sul dialogo cosiddetto ecumenico, sia sì, col mondo ebraico per un verso ed islamico per l'altro, anche nei paesi dove sono stato, posso dire di aver notato questo, che la Chiesa ha finito per intendere il dialogo, quello che Paolo VI chiamava il dialogo della salvezza, perché lui, diciamo, se uno va per esempio sull'Ecclesiam Suam, eccetera, lui parla del dialogo della salvezza, cioè, come dire, il Vangelo di Cristo è un, chiamiamolo, un vademecum per dialogare, cioè per portare agli altri quella salvezza che Cristo ha portato. Naturalmente senza imporla, ma in maniera tale da renderla vincente, da renderla convincente e così via. Invece, man mano che ci siamo allontanati, diciamo, da questo principio, il dialogo è stato inteso nella Chiesa come cercare necessariamente i propri omologhi, cioè quelli che, come dire, facciano da pendant. Non so, mettiamo l'ipotesi, noi abbiamo i vescovi, allora necessariamente dobbiamo trovare nell'Islam il corrispettivo. E chi è il corrispettivo dei vescovi? Il mufti o l'imam e così via. Vabbè, l'imam è più il corrispettivo del prete, e forse sì, il gran mufti è più quello del vescovo. Insomma, ma perché questa esigenza di trovare il proprio omologo? Perché noi... non conoscendo il mondo islamico o presumendo, riteniamo che si possa da parte loro, direi sullo stesso piano, su un piano di parità, operare un confronto, esattamente come avviene al nostro interno del nostro mondo cristiano occidentale e via dicendo. Secondo me questo modo di procedere è, lo abbiamo sia nel dialogo ecumenico che nel dialogo interreligioso. Naturalmente poi cosa succede? Che ci si accorge che i nostri interlocutori non hanno evidentemente né la rappresentatività che ha un papa, no? Ecco, per esempio, molti avranno creduto che dopo la dichiarazione di Abu Dhabi
tra il grande imam di Al-Azhar e il Papa sia avvenuta chissà quale accordo, quale quale unità, perché si pensa che il grande imam dell'Al-Azhar sia il Papa del mondo islamico, ma sì, evidentemente non è così, perché il grande imam dell'Al-Azhar dell'università è nient'altro che un'autorità, certamente direi legislativa, forse anche morale, diciamo così, ma che non ha alcun potere di governare o di pilotare i comportamenti della grande umma, come dicono loro, cioè della grande comunità islamica. Però ecco, a noi questo basta, perché ecco, abbiamo trovato il nostro omologo. Ecco quindi perché c'è questa frenesia del dialogo, che poi, se fossimo onesti, dovremmo, dopo alcuni decenni, dire che non ha portato a nulla, perché no, né in campo ecumenico è avvenuta alcuna riunificazione, o come dice il documento del Vaticano II sull'ecumenismo, una reintegrazione dell'unità. Non è avvenuto. Certo, è avvenuto un buon vicinato, per carità, abbracci, saluti, meeting qui e là, però nulla più di tanto. A maggior ragione dobbiamo dire per quanto riguarda il mondo islamico. Quindi, allora ecco, l'interrogativo su cosa sia il dialogo rimane tutto intero. Non si capisce che cosa sia il dialogo, quali finalità abbia. Ecco, se posso aggiungere, grazie intanto di questa precisazione, se posso aggiungere una cosa. Lei è partito dicendo, collegando il dialogo con la salvezza, citando Paolo VI. Si potrebbe dire anche così: il dialogo non può mai essere senza l'annuncio, perché senza l'annuncio non è più un dialogo cristiano. Allora, secondo me, il problema, forse più grosso, è questo: che oggi la teologia pensa che la verità non debba guidare il dialogo, ma debba emergere dal dialogo. Esatto. Quindi si dialoga, e nel dialogare, nel percorrere una strada insieme, un percorso insieme, un tratto di strada insieme, dovrebbe emergere poi la verità. Ma questa è la visione. Lei prima ricordava il mio libro su Runner. Questa è la visione mondana secondo la quale appunto Dio si autocomunica nella storia umana. Ma Dio si è rivelato. Non si autocomunica nel dialogo tra gli uomini. Quindi ritorniamo ancora una volta a questioni teologiche di fondo. Perché io mi sto accorgendo che trovare le spiegazioni di quello che sta accadendo nella Chiesa solo facendo riferimento ad aspetti contingenti o personali, o al carattere di quello, o la storia di quell'altro, o la formazione di Tizio o di Sempronio, non risolve il problema. Bisogna ricondurre alle questioni teologiche di fondo, perché sono sempre quelle che alla fine spiegano anche poi i comportamenti concreti. Non so se c'è d'accordo. Sì, sì, chiarissimo. Io potrei esemplificare ulteriormente dicendo: la domanda perché Dio si è fatto uomo, che già poneva Sant'Anselmo, rimane tutta, perché oggi molti nella Chiesa ignorano, o forse l'hanno relegato ad una pia, è vero, credenza, la ragione per cui nel mondo è venuto Gesù Cristo, e quindi la ragione per cui Cristo ha fatto la Chiesa, la ragione per cui l'ha mandata in giro per il mondo, eccetera, eccetera. Quindi ritorniamo alla crisi della fede, cioè se Gesù Cristo è colui che salva il mondo, oppure se c'è un altro sportello, chiamiamolo così, all'interno del mondo, che magari può essere di natura risalente a Hegel, o che so io, lo spirito del mondo, sì, quello che sia, eccetera, per cui è come se ci fosse un'altra economia, per cui il paradosso è che da un lato si teorizza l'economia della salvezza, ma dall'altro la si nega, perché si postula che la salvezza possa venire da altro,
per esempio dal mondo invece dal mondo. Cristo. Certo, ma guardi, monsignore, che lei ha detto il problema, la domanda del perché Dio si è fatto uomo. Ma guardi che ci sono teologi, qui sul mio tavolo ho una copia della, di una rivista di una facoltà teologica dell'Italia, del Settentrione d'Italia, in cui un teologo scrive che nemmeno Gesù Cristo lo sapeva. Ecco. Perché sa che va, che va, che è molto accolta oggi nella teologia alla moda, l'idea che anche Gesù Cristo ha scoperto progressivamente, cioè dall'interno della sua esperienza di fede, di essere Dio. E quindi il paradigma ermeneutico, come si dice, no? Cioè che si conosce sempre da un contesto, dall'interno di una storia, di una vicenda, che ci condiziona e relativizza processualmente le nostre conoscenze, ma i teologi lo applicano anche a Gesù Cristo. Ma applicando questo a Gesù Cristo, si nega la doppia natura di Gesù Cristo. Quindi lei vede che le questioni sono profonde, sono radicate, sono articolate, sono insegnate nelle istituzioni accademiche cattoliche. D'altronde, se io dico, se io penso che che Dio si autocomunichi nella storia, anche per Cristo deve essere capitato così. Quindi, insomma, siamo di fronte, cioè quello che ci colpisce oggi nella vita della Chiesa è veramente la radicalità nuova di certe posizioni, che ci scombina, ci disturba molto, ci agita, ci preoccupa anche molto. Sì, certo, questa è la, diciamo, l'allontanamento da quello che è l'insegnamento cattolico, l'insegnamento della grande tradizione, per coniare una nuova cristologia, per esempio. È vero. Sì, e quindi, certo, naturalmente, tutte queste, come dire, teorie che spesso, che serpeggiando, spesso non vengono nemmeno notate da vescovi e pastori a motivo magari di una formazione non adeguata sui fondamentali, eccetera, e succede poi che finisca per essere, diciamo, da parte dei fedeli, è vero, o ignorata del tutto, perché comunque i fedeli vanno, è vero, per altra via, oppure viene subita da quella parte più massiva che, diciamo, è più sprovveduta o è meno interessata alle disquisizioni, alle teorie, eccetera, e per cui abbiamo poi il fenomeno di una Chiesa appunto in ritirata, come abbiamo detto, cioè che ad un certo punto, dinanzi a quello che dovrebbe essere il suo compito di annunzio, di comunicazione, di che cosa? Dello specifico per cui è Chiesa, cioè la Chiesa è il corpo di Gesù Cristo, quindi porta con sé la testa, non è che la testa rimane dall'altra parte. Allora, tutto questo rimane, direi, inefficace, e quindi si va a cercare da altri cespiti quella salvezza che invece, è vero, il nostro Signore ha portato portando se stesso. Questo è il punto. E quindi si capisce poi perché spesso ci siano documenti ecclesiastici in cui non si fa più nemmeno il nome di Gesù Cristo, in cui non si trova più una lettura teologica, spirituale o trascendente. Non fanno più la benedizione. Mi hanno detto che ieri, mi pare a Milano, c'è stato un raduno, è vero, dove alla fine, un raduno con vari esponenti, magari non tutti cristiani, e alla fine il sacerdote non ha dato la benedizione, diciamo, per rispetto. Io ho letto per esempio il documento dei vescovi italiani per il 1° maggio, festa del lavoro, ma Gesù Cristo non viene mai nominato, e neanche San Giuseppe. In fin dei conti, diciamo così, la festa del lavoro per un cattolico fa riferimento a San Giuseppe. Quindi si rimane un po' sbalorditi di fronte
a questi comportamenti, a questi atteggiamenti. Ecco. C'è tutta una dottrina, penso, da recuperare, un pensiero da recuperare, perché queste nuove impostazioni navigano facilmente, sa perché? Perché non passano tanto attraverso, diciamo così, i libri, i testi, l'apprendimento, la conoscenza, ma la prassi. Cioè la nuova teologia oggi si impone facendo sì che nelle parrocchie ai fedeli si faccia fare certe cose, che durante la celebrazione liturgica domenicale si assumano certi atteggiamenti, cioè attraverso la prassi più che attraverso la dottrina, che poi è la cosa anche comprensibile perché c'è oggi un pastoralismo, no? così forte, per cui si pensa che la pastorale addirittura precede la dottrina. Per cui lo sforzo di fare una lettura di questi atteggiamenti scorretti, di ricondurli alle loro origini teologiche e agli errori di impostazione teologica, diventa faticoso, perché è più facile dire a una persona, a un fedele, facciamo così, piuttosto che farlo interrogare e fargli approfondire le motivazioni teologiche del perché fare così è sbagliato. Non so se mi spiego. Certo, certo, ma d'altronde però dobbiamo anche osservare che accanto, diciamo, a questo comportamento un po' dei quadri intermedi o dei vertici, c'è una reazione spontanea di una parte di popolo cristiano, come abbiamo visto proprio in queste settimane, che certo, semplicemente crede alla grazia divina che passa attraverso i sacramenti, che, perché poi tra l'altro non bisogna dimenticare che Gesù Cristo ha istituito i sacramenti come strumenti ordinari di salvezza, come io le chiamo, come farmaci salvavita, soprattutto l'Eucaristia è definito il farmaco dell'immortalità. Quindi se Cristo ha istituito i sacramenti come modalità ordinaria per vivere dalla nascita alla morte, perché sappiamo che i sacramenti accompagnano la nostra vita dalla nascita alla morte, e allora è chiaro che la gente, se è minimamente educata a questo, i fedeli hanno cominciato a reagire, dice: ma perché ce li avete tolti? Che cosa è successo? E quindi certo, tutto questo ovviamente ha spiazzato non poco, diciamo, la dirigenza episcopale, che ha cercato, sta cercando in varia maniera di rimediare, magari con delle ragioni, come ho letto, perché altrimenti si mette in pericolo la coesione sociale. Ho letto questo, che si mette in pericolo la coesione sociale. Cioè, questi non sono preoccupati che si metta in pericolo, non so, la salvezza delle anime. No, la coesione. Quindi c'è una riduzione sociologistica, perciò la crisi della fede. Cioè, quando la Chiesa diventa sociologica, la crisi della fede diventa macroscopica. Ecco. Certo. Insieme ce la faremo, lo slogan insieme ce la faremo, io l'ho sentito dire da numerosi vescovi durante il coronavirus, ma insomma insieme ce la faremo, ma al massimo può dirlo, non so, il Presidente del Consiglio, il Presidente della Repubblica, no? Ma non è lo specifico del vescovo dire così. Però volevo fare un'osservazione, lei dice che c'è questo risveglio, c'è questa, insomma, tanta gente che chiede i sacramenti in questo caso, ma anche su altre questioni che viene alla luce, che fa sentire il proprio disagio, eccetera. E questo è verissimo, e bisogna che questo trovi alimento anche di tipo dottrinale, di conoscenze, eccetera. Però occorre anche riconoscere, Monsignore, che c'è anche un po' di repressione, che certi fenomeni vengono rintuzzati, che si chiede una omogeneità da parte di chi sta ai vertici della Chiesa, cioè c'è un clima non positivo, di contrapposizione. E purtroppo è la situazione della Chiesa ai nostri tempi. Sì, io certamente questo c'è. Però io, alla luce della fede, vedo questo come ciò che gli apostoli stessi hanno subito. Cioè sono stati presi, sono stati imprigionati, hanno cercato di
impedir loro di parlare e così via. Però loro con coraggio sono andati avanti, è vero, e sono riusciti alla fine, pagando di persona naturalmente, perché la verità si impone solo a prezzo del sacrificio di coloro che la difendono, come dice Newman. Quindi è evidente che questo movimento, diciamo, di fedeli che ha cominciato a far presente, io sono convinto che a Roma è arrivata una valanga di petizioni che vanno da quelle per la consacrazione alla Madonna dell'Italia, a quelle per la riapertura delle chiese, a quella per i sacri, eccetera, che alla fine i vescovi, diciamo, ob torto collo, si sono dovuti industriare per canalizzare, ecco, perché poi non si può fin troppo, come dire, bloccare, perché altrimenti diventa incontrollabile il movimento. Almeno io la cosa la vedo così. E comunque si moltiplica il numero dei fedeli che autonomamente, grazie anche ai social, si, come dire, si dotano di strumenti per approfondire, per capire, per leggere, studiare, eccetera. Sì, questo sì, credo che lo osserviamo tutti quanti noi. Sono d'accordo. Ecco. Forse potremmo arrivare verso la conclusione, poi magari sì, se c'è qualche domanda Vito ci dirà. Ed è, sì, ecco, quest'ultima, chiamiamola pedissequa maniera di rincorrere il mondo sulla storia del nuovo ordine mondiale, del nuovo umanesimo. Lei, che è un esperto di dottrina sociale, cosa che fino a qualche decennio fa era auspicata da tutte le diocesi, tutti i vescovi, eccetera, adesso mi pare che sia diventata una merce rara la dottrina sociale, se non erro, comunque la sento molto di meno, non so, non la vedo più tanto esaltata. Ecco, dinanzi a queste affermazioni, il nuovo ordine mondiale, la globalizzazione, il nuovo umanesimo, eccetera, questi slogan, diciamo, no, di cui sì, purtroppo la Chiesa fraternità la universale. Fratellanza universale, nuovo progetto di educazione mondiale, eccetera, eccetera. Sì. Cioè, io vorrei dire solo una cosa prima che l'intervenga. Ben inteso, è chiaro che Gesù Cristo è venuto per la fratellanza universale, però molti si dovrebbero domandare: ma a che prezzo? Cioè, questa fratellanza nasce come? Nasce, almeno secondo San Paolo, quando cade il muro di inimicizia che separa, e il muro di inimicizia lo ha fatto crollare solamente Cristo, il quale però, questo si dimentica, ha potuto fare ciò perché ha rivelato che Dio è padre. Allora lui dice: se Dio è padre, noi diventiamo fratelli, siamo figli, prima siamo figli adottati da lui e poi fratelli. Poi ha detto agli apostoli: annunziate questo. E la Chiesa quindi dovrebbe nel mondo dire che la fratellanza universale si realizza quando gli uomini scoprono di essere figli, perché arrivano a conoscere chi è il loro padre. Ma noi il padre non lo possiamo conoscere senza Gesù Cristo, perché solo lui ha potuto rivelarlo. Allora, se qualche vescovo ci venisse a dire: se è possibile una fratellanza universale a prescindere da Gesù Cristo, se avesse l'onestà di dircelo, allora ci deve dire, noi come cristiani, che altro tipo di fratellanza o di paternità o di riconoscimento di divinità, quello che sia, andiamo cercando. E qui siamo dinanzi ad un dualismo terribile. O la fratellanza è l'esito della figliolanza adottiva che l'uomo riscopre quando riconosce, grazie a Gesù Cristo, grazie al Vangelo, il padre, l'unico padre, oppure la fratellanza che si va postulando con la dichiarazione di Abu Dhabi o con altri strumenti è un'altra cosa. Allora bisogna che ci venga chiarito questo fatto, e così pure con questo nuovo umanesimo e questo nuovo ordine e così via. Ecco, dica un po' lei. Sì,
Ma chi ce lo deve chiarire? Mi sa che dobbiamo sforzarci di chiarircelo noi, insomma, pur con le nostre povere possibilità. Guardi, io le confesso che circa la posizione attuale della Chiesa, la posizione attuale della Chiesa su questi problemi mi preoccupa tantissimo e mi trova in grave disaccordo. Secondo me, la fratellanza umana si pone a due livelli. C'è un primo livello naturale, perché siamo tutti uomini, tutte persone umane. Allora, che cos'è che può tenerci assieme tutti da questo punto di vista naturale? Beh, la legge morale naturale, il diritto naturale, il riconoscere che abbiamo tutti la stessa essenza. E questo è un livello, è un piano. Sarebbe illusorio però pensare che fosse il piano definitivo, perché, come ho già detto anche un po' prima, è un piano naturale e il piano naturale non può salvare se stesso, non è dotato di quella assolutezza a cui aspira. Quindi anche il livello naturale della fratellanza umana c'è, ma è insufficiente. Poi c'è invece il livello di grazia, il livello meritatoci dalla morte, dalla risurrezione di Gesù Cristo. Ma questo è proprio della religione cristiana. Allora, il voler coinvolgere, per esempio, tutte le religioni in questo progetto di fratellanza universale è insostenibile, anzi per me è inconcepibile. Prima di tutto perché non tutte le religioni concordano sul piano naturale, col diritto naturale, con la legge morale naturale, cioè su quel primo gradino, diciamo così, di fratellanza universale. E poi soprattutto perché le altre religioni non ci sono e non possono esserci sul gradino definitivo che è quello della grazia meritataci da Gesù Cristo. E quindi questo obiettivo rischia di cadere, come lei ha giustamente detto, in ciò che sono stati altri obiettivi simili nella storia, no? Perché anche i giacobini volevano qualcosa del genere, anche gli anarchici. Certo, anche Comte parlava di una religione universale, anche Saint-Simon, no? Anche la rivoluzione francese, ma anche il marxismo e anche la massoneria. Cioè, entriamo in una logica diversa di fratellanza universale, che non è più la fratellanza cattolica. Qui però devo dire, mi permetta di prendere uno spunto di quello che lei ha detto, che qui c'è la grande carenza della dottrina, anche della dottrina della Chiesa però. Perché pensare che possa esistere un'autorità politica mondiale con potere di governo è una cosa contraria alla dottrina della Chiesa, eppure una cosa che in tanti documenti oggi si dice, anche in documenti appunto di vertice della nostra Chiesa. Quindi questo è un tema veramente preoccupante e credo che ci sarebbero tante cose da precisare. Però dobbiamo aiutarci a chiarircele tra di noi, penso, perché non vedo da dove potrebbero arrivarci chiarimenti ulteriori. Guardi, professore, intanto questo chiarimento sta già avvenendo grazie a tutti gli approfondimenti che si stanno succedendo. Ma lei ha detto una parolina mm-hmm. importante che oggi raramente viene pronunciata dai pastori della Chiesa, la grazia. Mm-hmm. Oggi una delle parole più neglette nel catechismo è proprio questa. Ma perché? Perché il termine grazia, che poi fa il paio con verità, dice San Giovanni, lei lo sa molto bene, nel primo capitolo nel suo Vangelo, sono venute per mezzo di Gesù Cristo. La grazia e la verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo. Quindi sono strettamente legate al riconoscimento del fatto centrale del cristianesimo, che è l'incarnazione del Verbo. Allora il problema, torniamo all'origine, è tutto qui. Cioè è il tradimento o il disconoscimento di ciò che è essenziale nel cristianesimo, perché come si diceva nei dialoghi dell'anticristo da parte di Salavion,
Cioè noi non abbiamo nulla di più caro che Gesù Cristo. Probabilmente negli ultimi decenni la figura di Cristo è stata data per scontato e quindi non è che la si è voluta abolire, perché è molto difficile, è anche ingombrante, però la si è svuotata della sua portata, appunto di grazia. Cioè la grazia è quella energia divina gratis data che permette all'uomo di fare quello che non può fare secondo natura. E quindi tutto questo appartiene all'insegnamento basico del cristianesimo, che però purtroppo, partendo dal catechismo dei piccoli, arrivando fino agli insegnamenti che si danno agli adulti, è totalmente dimenticato. Caro Monsignore, io sono un tipo tranquillo, ma spesso sono anche un po' polemico. Allora, guardi, stasera abbiamo toccato due punti di dottrina di formidabile importanza, la creazione e adesso la grazia. Ebbene, lei sa che nei nostri seminari un corso sulla creazione non esiste più, un corso sulla grazia non esiste più. E non esiste più neanche l'insegnamento filosofico di ordine metafisico per poter comprendere la creazione e la grazia. Esatto. Quindi stiamo dicendo, questo era l'accenno polemico appunto che volevo fare, stiamo qui toccando alcune carenze formidabili che riguardano la comprensione della fede e poi anche il vivere la fede, perché se non si comprende qualcosa, poi è difficile viverla adeguatamente. Ecco, certo. Quindi... Certo, comunque dobbiamo essere fiduciosi, perché già Ratzinger queste cose le diceva alcuni anni fa sulla teologia della creazione dimenticata, certo. Qui della grazia naturalmente, però il fatto stesso che noi e tanti altri si accorgono di queste mancanze, di queste lacune, e le ripropongano, si fanno dire che siamo come Giona che riappare poi dopo che lo avevano buttato a mare perché speravano di essersene liberati, e lui invece dopo tre giorni riappare di nuovo davanti, stupendo un po' tutti quanti. È quello che sta avvenendo, grazie a Dio, e grazie anche a questa rete di incontri, di amicizia che si è creata, direi quasi un riconoscimento spontaneo, perché non è che i nostri incontri, i nostri rapporti obbediscano ad una, come dire, ad una regia, no? Nessuno ci ha detto che ci dovevamo conoscere, ci siamo riconosciuti dentro uno stesso giudizio, una stessa esigenza di fede, eppur nella diversità di apporti convergiamo verso una diagnosi, è vero, direi del tutto condivisibile, e perché no, cerchiamo di aiutare tanti che prima a livello intuitivo e poi via via sperimentale eccetera dicono: ma dove stiamo andando? Ecco, quindi tanti hanno bisogno di questo tipo di aiuto e noi dobbiamo essere consapevoli. Sì, questo raccordo, questo raccordarci credo sia veramente importante. Il nostro osservatorio, per esempio, ha creato un coordinamento per la dottrina sociale della Chiesa a cui aderiscono 30 associazioni e centri culturali di tutta Italia. Anche questo è un tentativo, perché anche quando si dice dottrina sociale della Chiesa, ma poi la si intende in mille modi diversi. Però abbiamo trovato in queste 30 realtà una sensibilità, una necessità di intendere correttamente la dottrina sociale della Chiesa, e stiamo aiutandoci l'un l'altro per mantenere fede a questa tradizione. Quindi, come dice lei, queste realtà ci sono e vanno coltivate e incrementate. E anzi, colgo l'occasione per invitare tanti a seguire l'attività, gli approfondimenti dell'osservatorio Cardinale Van Duan, che è altamente meritorio, perché nessuno di noi può fare quello che fanno gli altri, dobbiamo solo gioire di quello che gli altri fanno e che magari noi non sappiamo fare,
però tutti sì, possiamo, ognuno fa il suo, certo. Ecco, però tutti possiamo fruire gli uni degli altri, di quello che è vero, la ricchezza dei doni spirituali consente. Ecco, adesso io, siccome abbiamo, ormai siamo già da un'ora in conversazione, forse c'è spazio, Vito, per qualche domanda che fosse giunta dai nostri seguaci, ascoltatori? Sì, 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 gli ascoltatori sono molto frizzanti stasera, eh. Ah. Sì, ci sono molti commenti, si scambiano opinioni fra di loro, comunque ci sono un bel po' di domande. La prima è di Dario, che fa una domanda in riferimento a Rahner. Come ha potuto affermarsi una teologia così assurdamente contraria alla teologia tradizionale della Chiesa? Come ha potuto un solo uomo soppiantare scritti di dottori, santi e teologi confermati per secoli? Questa ecco, professore, lei è un esperto di Rahner, risponda! Non sono un esperto di Rahner, sono un divulgatore di Rahner, ecco. Un servizio, se ho fatto un servizio è stato forse questo, di aver tradotto la teologia raneriana alla portata di tutti, Rahner in parrocchia, diciamo così, ecco, come oggi la vita delle anche più piccole comunità cattoliche sia purtroppo impregnata, senza che molti lo sappiano naturalmente, di prassi che hanno questa origine. Dunque, qui il discorso è lungo, sarebbe lungo, e quindi non intendo farlo tutto. Direi così che la filosofia di Rahner si inseriva e quasi dava compimento a un processo di revisione teologica che era precedente a Rahner stesso. Se vogliamo che comincia col modernismo all'inizio del secolo scorso, che poi ha un momento particolarmente interessante con la Nouvelle Théologie, e Rahner, diciamo così, dà sistematicità definitiva a questa nuova teologia che intende in modo diverso i rapporti con il mondo. In questo modo egli ha partecipato al concilio e, diciamo così, nel pluralismo culturale sfrenato post-conciliare è diventato il maestro o un maestro. Ecco, si pensi che, per esempio, Paolo VI nel 64 lo ha convocato e lo ha incommiato per l'apporto dato al concilio Vaticano II. Quindi diciamo che, siccome dopo il concilio il tema centrale è diventato il rapporto tra la Chiesa e il mondo, e Rahner sembrava dare aver creato una nuova scolastica, cioè una nuova interpretazione sistematica adatta ai tempi e al rinnovamento, egli è stato accolto sostanzialmente dai teologi, dagli addetti ai lavori, e l'autorità ecclesiastica non lo ha mai censurato, ma dopo il concilio l'autorità ecclesiastica ha censurato pochissimi teologi, perché nel frattempo anche l'idea del pluralismo teologico era penetrata nella Chiesa, oltre che a quella del pluralismo filosofico, e quindi Rahnerismo non solo non fu condannato, ma fu esaltato, e i suoi fautori, anche i suoi seguaci, i suoi discepoli sono diventati vescovi e cardinali. Quindi è un processo piuttosto lungo e complesso che attraversa, diciamo così, le vicende della Chiesa. Professore, che a Rahner parallelamente si opponeva Baltasar, perché sì. Baltasar, che non era stato, come dire, convocato come perito, come esperto concilio, tuttavia egli dopo portò avanti un'opera, potrei dire, uguale contraria di contestazione del ranerismo,
che naturalmente poi si documentò con le riviste Concilium, Communio, come lei pensa. Io quella fase l'ho anche un po' vissuta da vicino, avendo collaborato con la rivista Communio, che veniva a nascere proprio nel momento in cui Baltasar, è vero, contestava il ranerismo e lo strumento che si era dotato, di cui si era dotato, cioè Concilium. Quindi comunque io dico, la Chiesa alla fine trova sempre al suo interno le energie, le risorse per reagire di fronte, diciamo, alle deviazioni. Ah, senz'altro, pensiamo per esempio alla teologia di Ratzinger, che a un certo punto si è completamente dissociata dalla posizione di Ratzinger e ha preso tutta un'altra strada, che ha costruito grandi cose proprio in alternativa alla posizione ranneriana, senz'altro. Ma se chi faceva la domanda mi voleva chiedere come mai non fosse stato condannato, ecco lì il discorso è più complesso, diciamo. Beh, ma sa che Papa Giovanni, chi ha posto questa domanda, forse non ricorda, che Papa Giovanni nell'apertura del Concilio aveva detto che il Concilio non voleva distribuire condanne, anatemi, eccetera. Era uno stile che pensava di assumere, in chiave, come dire, più buona via, più buonista, ecco. Ma non dimentichiamo che siamo negli anni 60, quando c'era l'illusione che il mondo doveva andare verso magnifiche sorti progressive, eccetera, eccetera. Nemmeno fare una colpa, diciamo, a quei protagonisti. Sì, si sognava ad occhi aperti, si sognava. È vero. Bene, qualche altra domanda? Sì, sempre Dario. Il dialogo ecumenico necessita di due soggetti che scambiano idee, A fronte dell'attivismo cattolico per promuovere il dialogo nelle altre chiese cristiane, nelle altre religioni c'è altrettanto interesse? Bah, io disse lei, monsignore, vuoi rispondere prego, lei? Prego, professore, parli lei. Non sono un esperto. Dal suo osservatorio. Ecco, sono ecumenista e quindi rischio di dire, come dire, impressioni che ho come osservatore, giustamente. Dunque, a me non sembra che le altre confessioni cristiane, la luterana, insomma, la protestante e l'ortodossa, abbiano per il dialogo ecumenico la stessa passione, chiamiamola così, della Chiesa cattolica. E credo che questo sia una delle cause per cui anche lo stesso dialogo ecumenico alla fine non ha prodotto grandi risultati. Le faccio solo un esempio, ma ripeto, non è un terreno in cui sono competente fino in fondo. La Chiesa ortodossa ribattizza i fedeli cattolici che hanno ricevuto il battesimo cattolico quando entrano nella Chiesa ortodossa, cioè non considerano valido il battesimo cattolico. È vero. Ecco un esempio di, diciamo così, di arroccamento sulle proprie posizioni, di non apertura o di non disponibilità, a cui si possono poi aggiungere tanti altri esempi. Tutta l'area protestante, per esempio, è poco disponibile nei confronti del dialogo con i cattolici in tutto ciò che riguarda la morale, per esempio, ambito in cui loro sono molto più, come dire, avanzati nel senso di progressisti, di aperturisti, che non la posizione cattolica. Vedi per esempio l'aborto, vedi l'omosessualità, vedi queste tematiche dei nuovi diritti, eccetera, eccetera. Se i cattolici volessero essere veramente ligi alle proprie posizioni morali su questi temi, lì il dialogo sarebbe già finito all'inizio per la intransigenza dell'area protestante su queste tematiche. Quindi la mia idea è che quella del progressi del dialogo ecumenico sia più che altro una passione cattolica
spiegabile, ma non pienamente condivisibile fino in fondo, più che un'attenzione pari e adeguata da parte delle altre due confessioni. Sì, condivido pienamente. Diciamo che si tratta di frange di avamposti, sia da parte protestante che da parte cattolica, diciamo di elite, diciamo così, tant'è vero che spesso sentiamo cantare l'antifona, ah, ma ci vuole un ecumenismo di popolo, eccetera. Io di ecumenismo di popolo finora, no. L'unico fenomeno che ho visto è stata la fila interminabile di 2 milioni di persone a Mosca che sono andati a venerare la reliquia di San Nicola che era stata portata là temporaneamente. Persino gli ortodossi russi, che sono assolutamente scettici, per non dire ostili, al dialogo ecumenico, hanno detto che quel gesto era un vero ecumenismo di popolo. Naturalmente per noi cattolici, che ormai abbiamo svenduto le reliquie, le andiamo regalando a destra e a manca perché non ci crediamo molto, è uno schiaffo sonoro, perché vuol dire che l'ecumenismo di popolo o avviene sulla base delle tradizioni consolidate della fede oppure è pura teoria e non avverrà mai. E sa, poi quando in qualche occasione c'è un po' di ecumenismo di popolo, come potrebbe essere un convegno abbastanza partecipato, abbastanza allargato, succede che i fedeli cattolici, essendo poco preparati dal punto di vista della dottrina, della teologia cattolica, subiscono fondamentalmente l'influenza delle altre confessioni. Ma questo accade anche addirittura nel dialogo interreligioso spesso, sa? I cattolici, per scarsa preparazione, in realtà poi bevono tutto quello che sentono dall'imam, se è presente l'imam, o da altre. Quindi da questo punto di vista il discorso è anche controproducente, perché volevo ricordare che nella Summa San Tommaso dice che quando si dialoga bisogna tenere presente sempre, tra le altre cose che lui indicava, se sia presente al dialogo qualcuno di inesperto, di non preparato, che potrebbe essere confuso dal dialogo. E quando il dialogo ecumenico interreligioso si allarga un po' la nostra gente, il nostro popolo, la nostra gente di base, i nostri fedeli di base, questo pericolo c'è, però viene fatto fino a se stesso. Il dialogo ecumenico è più importante anche degli effetti negativi sulla conoscenza della fede che i cattolici che assistono possono subire. E questo mi sembra sbagliato. Certo, è proprio così. Bene, qualche altra domanda? Beh, una da 100 milioni di dollari. Come si può attuare la ripresa della fede? per quello non bastiamo noi. Quindi anche se noi facciamo tutto quello che possiamo fare per questo, e dobbiamo farlo, non basta, non bastiamo. Qui ci vogliono altri interventi, secondo me. Cosa dice lei, Monsignor Brooks? Io posso aggiungere però che la ripresa della fede è già in atto, perché se il corpo ecclesiale vede queste reazioni, diciamo, diffuse a vari livelli, che vanno, ecco, dall'accorgersi della semina di zizzania che è stata fatta, ad accorgersi dei sacramenti che vengono tolti e che sono invece necessari, vuol dire che il corpo non è del tutto andato in malora, ma che si accorge e reagisce per grazia di Dio, anche perché poi non dimentichiamo che il Signore si diverte suscitando all'interno della sua Chiesa le energie necessarie per contrastare, diciamo, tutto quello che sappiamo. Perciò, ecco, dobbiamo noi incentivare, ciascuno per la propria parte, nel suo piccolo, questo risveglio, perché in fin dei conti è sempre un fermento, un lievito che fermenta la massa.
E quindi così facendo noi, come diceva tempo fa Papa Benedetto, non dobbiamo come dire, agitarci troppo, perché il Signore sa come portare avanti la sua Chiesa. La Chiesa è sua, noi non siamo i salvatori della Chiesa, assolutamente. Questo siamo assolutamente membra di essa e, torno a dire, dobbiamo essere convinti che la Chiesa abbia al suo interno le energie per rigenerarsi, e noi siamo in qualche maniera una testimonianza, ecco. E come noi ce ne sono tanti altri, quindi. Bene, ottimo. Una domanda per il professor Fontana: perché la dottrina sociale della Chiesa sembra sparita e questo contesto emergenziale lo dimostra? E poi un'altra, Pasquale: ma perché non si condannano più le eresie? Comincio da quest'ultima, perché la risposta può anche essere breve qui. Perché se Dio si autocomunica nella storia, come sostiene la teologia contemporanea, cioè egli non si è autocomunicato dal di sopra e definitivamente, ma si manifesta nella storia dell'umanità, nell'esistenza dell'umanità, anche un'eresia può essere stimolo per procedere dialetticamente verso il meglio. Cioè l'eresia oggi non tende più ad essere considerata un pericolo per la fede e per la salvezza, un pericolo per la dottrina, per la fede e per la salvezza, ma tende ad essere considerata come, come dire, la contraddizione che è utile affinché la coscienza della Chiesa circa la verità cristiana aumenti, migliori, salga di livello, insomma, la famosa Aufhebung hegeliana. Quindi, diciamo così, Lutero, da Lutero non è nato un danno, un'ingiustizia, un pericolo, sofferenze e pericoli di perdere la salvezza per le anime. Ma è derivato da Lutero una sfida che ha permesso alla Chiesa di fare un salto in avanti e in alto nella comprensione della fede, perché la teologia contemporanea pensa che i dogmi siano storici e pensa che la fede sia l'autocoscienza che la Chiesa matura nel tempo. Ecco, è come quando si fa una discussione, no? La si pensa così, si fa una discussione. Uno che ti contraddice in una discussione è positivo, si dice oggi, no? Perché? Perché ti dà lo stimolo, ti dà la spinta per controbattere a tua volta, e di conseguenza la conoscenza di tutti coloro che stanno dialogando fa un passo in avanti. Ma questa posizione dimentica che la Chiesa non è un talk show, non è una discussione tra amici al bar, né è una discussione di carattere politico o filosofico o ideologico, no? Ecco, per questo le eresie oggi non fanno più testo. Anzi, Karl Rahner, in un famoso libretto degli inizi degli anni 70, parla che nella Chiesa ci deve essere un pluralismo dottrinale. Quindi, pluralismo dottrinale, cioè nella Chiesa possono esserci diverse posizioni anche antitetiche tra di loro. Quale è quella eretica? Si rischia di non saperlo più. L'altra domanda è sulla dottrina sociale della Chiesa. Guardi, anche qui le motivazioni sono tante, mi soffermo solo su una. Il pastoralismo attuale spinge a andare subito ad operare in situazione, scavalcando completamente i quadri concettuali e dottrinali della dottrina sociale della Chiesa. Lo abbiamo visto in tutti i temi che la Chiesa ha affrontato in questo ultimo periodo. Gli immigrati, l'ambiente. Ebbene, non posso io cattolico
operare nell'ambito complesso delle migrazioni senza l'apparato concettuale, i principi di riflessione, i criteri di giudizio della dottrina sociale della Chiesa. Non è possibile gettarsi sul bagnasciuga e accogliere. Questo è un pastoralismo, è, come dire, un'esasperazione della carità, di una carità cieca. Ma la carità non può essere cieca. Allora, l'operato sociale, politico, economico dei cattolici deve essere guidato dalla dottrina sociale della Chiesa. Se però prevale la posizione pastoralista, ciò che conta è la pastorale e non la dottrina, è chiaro che si scavalca completamente la dottrina sociale della Chiesa. E questo è stato fatto sistematicamente recentemente. La povertà dei popoli amazzonici non è stata per niente affrontata con le categorie della dottrina sociale della Chiesa. Il problema ambientale nemmeno. Oggi si dice che si deve collaborare con tutti, ma non è vero che si debba collaborare con tutti. Collaboro anche con forze sociali, politiche o economiche anticristiane oppure disumane. Quindi credo che uno dei motivi sia il pastoralismo. Spiegare poi perché prevalga oggi questo pastoralismo richiederebbe ulteriore tempo, ma mi sembra che il cuore possa essere questo. E pensare, professore, che la pastorale una cinquantina d'anni fa era stata inventata per rendere più facile l'annuncio del Vangelo e convertire le persone. Quindi lei pensi un po', se Papa Leone Magno vivesse oggi e gli ponesse il problema dei barbari che premono alle porte, è vero, dell'Occidente, sì. e a un certo punto gli dovessero domandare che si fa, che cosa facciamo, e allora veramente entrerebbe in crisi tutto l'impianto attuale pastoralistico, che è privo di qualsiasi obiettivo. È cieco, certo. La pastorale è cieca e invece la teologia moderna assegna alla pastorale addirittura il compito di formulare la dottrina. La pastorale oggi, per i teologi pastoralisti, viene prima della dottrina. E sono rovesciamenti piuttosto importanti e molto preoccupanti, che spiegano tante cose. Certo. Ecco. Qui il quadro a me si è oscurato, non so cosa è successo. No, non è successo nulla, è solo cambiata l'immagine, se provi a girare un po' il telefono, non so, qualcosa è successo. Ah, vediamo un po'. Ecco qua, è successo. Sì. Vabbè. Okay. Io comunque continuo a non vedere più nulla. Io vi una sento, ma domanda provocatoria, e concludiamo direi con questa. Perché non ammettere che dai documenti conciliari Nostra Aetate e Dignitatis Humanae sulla libertà religiosa sono cominciati i problemi della Chiesa? Così auguriamo la buonanotte a tutti. Allora, i temi sono grossi tutti e due, mi limito a una battuta perché siamo in chiusura. La mia idea è che quei due documenti conciliari abbiano aperto una problematica che il Magistero non ha ancora chiuso, ma che dovrà chiudere prima o dopo. Cioè, quei due documenti hanno posto delle problematiche che hanno aperto problemi nuovi che sono tuttora sul tappeto. E credo che il Magistero, non so quando, perché qui entriamo nei tempi lunghi della Chiesa, ma credo che il Magistero su questi due documenti dovrà ritornare e dovrà precisare. È vero che ci sono state ulteriori precisazioni, pensiamo per esempio alla Dominus Iesus del 2000 a proposito dell'unicità salvifica di Cristo, e anche altre, insomma, che qui adesso non ricordo per brevità. Però sono state tutte precisazioni che non hanno fatto quadrare il cerchio, si dice così? Ecco, sì. Credo che che le due problematiche dovranno essere riprese. Le considero tuttora aperte. Certo. Mi sembra che possa bastare.
Certo, io credo poi che si tratti di due dichiarazioni, non sono tra i documenti più importanti, non sono, ma lo sono stati di fatto. Però lo sono stati di fatto, e come Ratzinger ebbe a dire, sì, come ebbe di fatto Ratzinger a dire nel suo ultimo discorso al clero di Roma il 14 febbraio del 2013, prima diciamo di lasciare, nel fare la rassegna un po' della sua esperienza conciliare, lui proprio disse sostanzialmente quello che lei ha detto, cioè sono delle dichiarazioni che avvenute 50 anni fa, quindi in un contesto assolutamente diverso dall'attuale, attendono ancora ulteriori maturazioni, e quindi nessuno deve pensare che i documenti dei concili siano come fossero Vangeli o sacre scritture. Sono documenti spesso anche datati, che necessitano anche del tempo per essere esplicitati, ma soprattutto per essere messi alla prova dei fatti, diciamo così, quindi non solo come teoria. Ma qui entriamo adesso in un altro campo che poi potremo certamente approfondire. Beh, io ringrazio il professor Fontana, il professor Stefano Fontana, per la sua squisita disponibilità, e naturalmente questa conversazione odierna non è nient'altro che un esempio della esigenza di collegamento tra noi e tanti altri che operano proprio per portare avanti in modo dinamico l'appartenenza ecclesiale, ma soprattutto per promuovere la fede in maniera vera. Ringrazio al professore della sua presenza. Grazie a voi. Grazie a voi. Saluto cordialmente e speriamo di rivederci appena possibile. Grazie, buonanotte, grazie, arrivederci. Grazie, buonanotte a tutti. Grazie.